Nella mia vita ci furono vari periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla felicità. Mai però tale fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze e poi qualche settimana dopo il nostro ritorno a casa. Cominciò con una scoperta che mi stupì. Io amavo Augusta come essa amava me. Dapprima diffidente, godevo intanto di una giornata e mi aspettavo che la seguente fosse tutt'altra cosa. Ma una seguiva e somigliava all'altra, luminosa, tutta gentilezza di Augusta e anche, ciò che era la sorpresa, mia. Ogni mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso affetto e in me la stessa riconoscenza che, se non era amore, mi somigliava molto. Chi avrebbe potuto prevederlo? Quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta per arrivare ad Augusta. Scoprivo di essere stato non un bestione cieco diretto da altri, ma un uomo abilissimo. E vedendomi stupito, Augusta mi diceva: «Ma perché ti sorprendi? Non sapevi che il matrimonio è fatto così? Lo sapevo pure io che sono tanto più ignorante di te». Non so più se dopo o prima dell'affetto, nel mio animo, si formò una speranza, la grande speranza di poter finire col somigliare ad Augusta, che era la salute personificata. Durante il fidanzamento io non avevo neppure intravista quella salute, perché tutto immerso a studiare me in primo luogo e poi Ada e Guido. La lampada a petrolio in quel salotto non era mai arrivata ad illuminare gli scarsi capelli di Augusta, altro che il suo rossore. Quando questo scomparve, con la semplicità con cui i colori dell'aurora spariscono alla luce diretta del sole, Augusta batté sicura la via per cui erano passate le sue sorelle su questa terra, quelle sorelle che possono trovare tutto nella legge e nell'ordine o che altrimenti a tutto rinunciano. Per quanto la sapessi mal fondata, perché basata su di me, io amavo, io adoravo quella sicurezza. Di fronte ad essa io dovevo comportarmi almeno con la modestia che usavo quando si trattava di spiritismo. Questa poteva essere e poteva perciò esistere anche la fede nella vita. Perciò mi sbalordiva. Da ogni sua parola, da ogni suo atto, risultava che in fondo essa credeva la vita eterna. Non che la dicesse tale. Si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima che non avessi amati i suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. Ma che? Essa sapeva che tutti dovevamo morire, ma ciò non toglieva che, ormai che eravamo sposati, si sarebbe rimasti insieme, insieme, insieme. Essa dunque ignorava che quando a questo mondo ci si univa, ciò avveniva per un periodo tanto breve, 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 che non si intendeva come si fosse arrivati a darsi del tu dopo non essersi conosciuti per un tempo infinito e pronti a non rivedersi mai più per un altro infinito tempo. Compresi finalmente che cosa fosse la perfetta salute umana quando indovinai che il presente per lei era una verità tangibile in cui si poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi ammesso e tentai di soggiornarvi, risoluto di non deridere me e lei, risoluto di non deridere me e lei, perché questo conato non poteva essere altro che la mia malattia e io dovevo almeno guardarmi dall'infettare chi a me s'era confidato. Anche perciò, nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo muovermi come un uomo sano. Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose cambiavano di natura. Se anche la terra girava, non occorreva mica avere il mal di mare, tutt'altro. La terra girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili avevano un'importanza enorme. L'anello di matrimonio, tutte le gemme, i vestiti, il verde, il nero, quello da passeggio che andava in armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe potuto indossare di giorno, né quando io non m'adattavo a mettermi in marsina. E le ore dei pasti erano tenute rigidamente, e anche quelle del sonno. Esistevano quelle ore e si trovavano sempre al loro posto. Di domenica essa andava a messa,
e io ve l'accompagnai talvolta per vedere come sopportasse l'immagine del dolore e della morte. Per lei non c'era, e quella visita le infondeva serenità per tutta la settimana. E andava anche in certi giorni festivi che si sapeva a mente. Niente di più, mentre se io fossi stato religioso mi sarei garantita la beatitudine stando in chiesa tutto il giorno. C'erano un mondo di autorità che qua giù la rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case. Ed io feci sempre del mio meglio per associarmi anche a quel suo rispetto. Poi v'erano i medici, quelli che avevano fatto gli studi regolari per salvarci quando, Dio non voglia, ci avesse a toccare qualche malattia. Io ne usavo ogni giorno di quell'autorità, lei invece mai. E perciò io sapevo del mio atroce destino quando la malattia mortale m'avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidamente laggiù e quaggiù, per lei vi sarebbe stata la salvezza. Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco, perché m'accorgo che analizzandola la converto in malattia. E scrivendone comincio a dubitare se quella salute non avesse avuto bisogno di cura o di istruzione per guarire. Ma vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi tale dubbio.